cominciare. Okay, vai. E alcune note tecniche su come si svolgerà la giornata. Allora, adesso cominceremo l'assemblea, cominceremo la prima parte che riguarda la parte più istituzionale dell'assemblea. E prego ciascuno, se non l'ha già fatto, chi non l'ha già fatto, chi già ha aderito alla, sottoscrivendo l'appello, di ritirare il tagliandino per il diritto al voto. Come sempre noi cercheremo di arrivare a decisioni che sono decisioni di consenso, ma nel caso in cui fosse necessario vi prego di dotarvi del tagliando, insomma del cartoncino. La seconda cosa invece è un invito per gli interventi. Allora, quando apriremo la discussione vi ricordo che nel rispetto insomma del dibattito più ampio possibile di contenere gli interventi e di fare degli interventi che insomma possano essere assolutamente inerenti all'argomento di cui si parla, quindi di evitare di fare interventi troppo ampi ma di contestualizzare, ok? Bene, detto questo, se siamo pronti cominciamo. Chi ha prenotato il pranzo conservi la matrice della ricevuta, perché quando terminerà l'assemblea alle ore 13 noi usciremo tutti dalla stanza, allestiremo con i tavoli e poi rientreremo naturalmente per il pranzo e quindi faremo insomma anche questo passaggio. Speriamo che non piova in modo che si risolva la cosa nel migliore dei modi. Allora, devo subito chiedervi una cosa, anzi no, vi informo, dopo lascio la parola a Loredana. Abbiamo ricevuto una richiesta di intervento che è extra assemblea, però è una cosa che facciamo molto volentieri perché le informazioni che ci porterà questo ospite che è venuto grazie alla presenza di Andrea Fantini sarà sicuramente interessante. Quindi adesso lascio la parola a Loredana e apriamo ufficialmente l'assemblea del 25 di marzo. Sì, va bene. Allora, io apro appunto l'assemblea con l'individuazione del verbalizzante. Adesso lo so, inizialmente ci abbiamo sempre questi aspetti, diciamo, di formalizzazione, ma sono molto importanti comunque. E quindi individuiamo la figura del verbalizzante della persona di Valerio Cuccaroni e approviamo. Sì. Anche un lavoro approvata, benissimo. E l'individuazione dei membri del tavolo dei garanti che abbiamo individuato come tavolo di coordinamento, Tiziana Tommaso, se non sbaglio, no? Allora, Tiziana Marsili Tosto, Stefano Tennenti e Loretta Boni. Accettate la. Ok, accettate. Tiziana accetta, Stefano accetta e Loretta. Quindi allora, il nostro tavolo di garanti è composto da queste tre persone. E un'altra cosa è l'approvazione dei verbali, però oggi ne abbiamo due di verbali, quella dell'assemblea del 16 febbraio perché ci ha raggiunta voce che alcuni non avevano ricevuto il verbale e quindi va approvato, e anche quella del 3 di marzo dove è stato nominato il candidato sindaco. Allora, procediamo, ci sono delle valutazioni o ci sono delle precisazioni da fare sui due verbali? Ci sono alcuni errori da correggere. Ci sono alcuni errori, ma quelli non c'è nessun problema, li correggeremo. Di ortografia? No, cioè manca il cognome di qualcuno. Perché l'ortografia sono dei buchi da riempire. Ok, va bene, dopo magari ce le segnali, Riccardo, però queste sono diciamo formalità. Va bene, allora l'assemblea approva i due verbali. Sì, no, dico, infatti l'assemblea approva i due verbali. Quello del 16.02 viene approvato? Sì. Ok. Quello del 3 marzo, 3.03, viene approvato? Sì. Va bene, ok, quindi abbiamo approvato i due verbali. E adesso, come già annunciato Katia, e personalmente ho molto piacere
di annunciarvi l'intervento di Leo Bianconi, che è un docente di università brasiliana, proprio magari lui specificherà, perché ci porta la voce appunto degli amici del Brasile. E io sono particolarmente emozionata perché voi sapete tutti quello che è successo in Brasile con la morte di Marielle Franco, una consigliera comunale, che è una femminista lesbica che si batteva per i diritti delle donne, delle persone nere nelle favelas, che è stata uccisa dalla polizia brasiliana. Quindi io avevo anche preparato un piccolo video, ma purtroppo non abbiamo la connessione, però il video si può vedere anche via in internet. Quindi io chiamo Leo Bianconi, che ringraziamo, e facciamo sicuramente un applauso. Sono un po' alto, ma ce la faremo. Parla liberamente. Sì, così mi sento un musicista e non lo sono, assolutamente. Buongiorno a tutti, io vorrei ringraziare Andrea Fantini dell'invito di parlare un po' di Marielle Franco. Assolutamente non parlerò solo di Marielle Franco, ma parlerò anche un po' dal punto di vista della dimensione simbolica che è stata l'uccisione di Marielle Franco al centro di una delle città più importanti del Brasile. Infatti ho visto qua, abbiamo altre idee di città, perché praticamente nel 2016 abbiamo avuto un colpo di Stato in Brasile che hanno chiamato impeachment della Presidente della Repubblica Dilma Rousseff. E da quel momento in poi abbiamo avuto la crescita del conservatorismo rurale in Brasile, quello proprio del periodo del colonialismo, quello che uccide la gente, principalmente gli attivisti. Però questo in Brasile era più una tradizione rurale. Per questo parlo del punto di vista simbolico dell'uccisione di Marielle Franco, perché siamo passati da quello che era una tradizione rurale, in questo momento in Brasile diventa anche una cosa dentro alla città, e non una città qualsiasi del Brasile, dentro Rio de Janeiro. E da quel punto in poi anche l'ONU ha cominciato a controllare la lista degli attivisti uccisi in Brasile. E dal 79, quando abbiamo avuto la nostra amnistia generale, che avevamo finito la dittatura militare in Brasile, ancora non era finita, però è venuta l'amnistia prima, e da quel momento fino ad oggi sono 1400 attivisti e politici uccisi o dalla polizia o dai gruppi di esterminio che abbiamo in Brasile. E solo quest'anno sono stati 12 uccisi. Non è solo Marielle Franco. Marielle Franco è stata una tra tanti altri attivisti brasiliani che vengono uccisi. E praticamente io mi fermerei qui. Potrei anche dire un po' di più della traiettoria di Marielle Franco, ma abbiamo già sentito un po'. Infatti, una ragazza nera, nata nella favelas, e da lì diventata consigliere comunale insieme a un partito che adesso va in crescita in Brasile, il PSOL, il Partito Sociale e Libertà, che riesce a radunare i giovani di lotte diverse anche, che vanno dai femministi, anche il movimento anticapitalista, anche il movimento ecosociale e così via. E quindi è veramente molto importante pensare e avere presente il punto di vista simbolico anche dell'uccisione di Marielle Franco, principalmente per i brasiliani che vivono adesso un momento molto complicato della nostra vita, anche politica ma anche sociale. Sicuramente avete saputo che a Rio de Janeiro
da qualche giorno fa abbiamo l'esercito per la strada, non abbiamo più la polizia, abbiamo l'esercito, quindi la situazione comincia a diventare veramente un po' strana dopo, e questo insieme all'uccisione di Marielle Franco. Io mi fermerei qui e potete continuare la vostra... Sì. Grazie di cuore veramente Leo, e sono anche particolarmente emozionata nel sentire le tue parole, perché sì, come dici tu, la morte di Marielle Franco è stata una, sicuramente un'uccisione simbolica per tutti noi, e volevo ricordare che in tutto il mondo, ma anche oggi in Italia, infatti mi è sembrato molto significativo, a Roma ci sarà una grande manifestazione proprio per Marielle, e quindi la ricordiamo anche noi qua, diamo un'altra idea di città. Grazie veramente di cuore. E bene, adesso ci sono, sì, passo la parola a Luca per gli aggiornamenti sul lavoro del coordinamento dei portavoce, quindi Luca sinteticamente ci dirà come abbiamo lavorato noi del coordinamento e i portavoci di un'altra idea di città. Allora, vabbè, innanzitutto abbiamo fissato un coordinamento, un giorno fisso per il coordinamento, arrivederci, che è il mercoledì pomeriggio, adesso è 18:15. In generale, quindi abbiamo messo a metodo che tutte le settimane ci vediamo per discutere. I tavoli di lavoro erano già stati, sono quelli dell'assemblea, sono stati un po' rivisti, nel senso che per esempio c'è stato alcune competenze sono state spostate da un tavolo all'altro, magari per renderle più coerenti con il lavoro che stanno facendo, ed è stato fatto il lavoro di rimettere insieme spesso il lavoro dei tavoli, il lavoro dei tavoli che non è al momento finito, però che comunque, cioè, è in progresso. Ci siamo dati una data che era il 14, circa metà aprile, per, come primo termine del lavoro dei tavoli, poi ci saranno le fasi successive, l'assemblea nei quartieri, in cui appunto verrà integrato quello che esce dai tavoli. Comunque abbiamo già fatto un primo rimettere insieme quello che abbiamo tirato fuori. Dopodiché si è iniziato a parlare proprio negli ultimi periodi della campagna elettorale che sta per iniziare, abbiamo affrontato gli aspetti economico-finanziari e soprattutto gli aspetti riguardanti l'individuazione della sede per la campagna elettorale, che abbiamo individuato in via Mazzini, abbiamo preso il corso Mazzini. Dopo ci aggiorneranno al riguardo. Abbiamo quindi individuato questa sede e poi ci siamo, poi abbiamo buttato giù un calendario ancora abbozzato, ma più o meno comunque quello delle milestone della campagna elettorale, con alcune, quindi, assemblee nei quartieri, alcune tanto tappe che sicuramente vorremmo fare. Penso sia tutto. Poi sono portavoce. No, sì, noi come portavoce ci siamo riuniti anche per fare l'eventuale valutazione della campagna, appunto gli appuntamenti per la campagna elettorale, per valutare potenziali candidati che poi appunto discuteremo qua. Però ecco, stiamo facendo un lavoro molto serrato, dal mio punto di vista anche molto, molto valido. E quindi penso che questo sia tutto, e io adesso, visto che tanto dobbiamo andare, perché poi veniamo alla situazione calda dell'assemblea, cedo la parola a Katia che ci farà la presentazione sia della campagna e anche poi dei candidati. Allora, questa prima parte è stata, in qualche modo vi abbiamo raccontato che cosa abbiamo fatto dall'ultima assemblea ad oggi. Ciao Paolo, ciao Rinaldo. E volevamo sapere se ci sono delle richieste, no, in merito, su chiarimenti, su come stiamo lavorando. E subito dopo invece andremo a presentare il contenuto di questa, diciamo, di questo breve riassunto dei lavori che stiamo facendo. Quindi andremo nel merito presentando qual è la proposta, il percorso per la campagna elettorale e poi i criteri e alcuni nominativi che pensiamo possano essere
da condividere per la formulazione della lista dei candidati, no? Per la presentazione poi della lista di altri re di città. Quindi se non ci sono richieste di chiarimenti io vado avanti e comincio con la seconda parte dell'assemblea, quella non formale ma quella, diciamo così, di dibattito. Forse accennerei su, non so quando pensavate, il cronoprogramma. Quello lì lo facciamo nella presentazione. Bene. Adesso, subito dopo. Adesso abbiamo solo raccontato, okay. E adesso possiamo presentare. Allora, se non ci sono richieste di chiarimento, io chiederei all'Assemblea di spostare un punto all'ordine del giorno, cioè parlare della costituzione del comitato elettorale, era previsto come il terzo di punti di questa seconda parte, chiedo all'Assemblea di poterlo anticipare all'inizio. L'Assemblea è d'accordo? Ok, allora, se è d'accordo passo la parola a Lidia, quindi sul comitato elettorale. Allora, vai, tanto vi sentite, la voce della maestra che ci arriva. Allora, in sede di coordinamento abbiamo deciso di costituire, ecco, di costituire un comitato elettorale. Per la verità abbiamo ragionato sull'opportunità di costituire una associazione oppure un comitato. Siccome i tempi, diciamo, stringevano, perché la costituzione di una associazione ovviamente presuppone non soltanto un progetto più ambizioso e di lunga durata, quindi deve essere meditato, ragionato, eccetera. I tempi non ci consentivano di aprire, diciamo, questa discussione, per cui in sede di coordinamento abbiamo deciso di costituire un comitato elettorale. Cosa deve fare il comitato elettorale? C'ho qui lo statuto. Praticamente dovrà supportare dal punto di vista anche, chiamiamolo così, di alcune incombenze che adesso vi dico, la campagna elettorale, ecco, ve lo leggo, che faccio prima. Gli obiettivi sono supportare la partecipazione alle elezioni comunali di Ancona della lista civica Altra Idea di Città mediante la raccolta di fondi, la loro spesa e tutti gli atti amministrativi posti in essere per conseguirne le finalità. Poi, diciamo, c'è un altro articolo che specifica meglio questa cosa, però insomma non ve la sto a leggere. Gli organi del comitato sono il presidente, anzi la presidente, che sono io, il vicepresidente, che è Vinicio Cerqueti, che accetta l'incarico, e come tesoriera Barbara Paradiso. Okay? Ci sono dei soci promotori, che sono alcuni componenti del comitato, però naturalmente dalla Costituzione in poi tutti coloro che lo desiderano possono diventare soci del comitato pagando la relativa, pagando la quota. Il simbolo naturalmente è quello che abbiamo deciso. Mi pare che non ci sono, fra le incombenze, insomma, ci sono anche quelle appunto di tipo amministrativo contabile. Il comitato è stato regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate, al codice fiscale, e quindi in quanto tale può anche fare dei contratti, tra cui l'affitto di una sede, della sede elettorale, perché naturalmente tutto deve essere fatto in maniera corretta e trasparente. Abbiamo aperto un conto corrente perché anche relativamente alle entrate, diciamo, e alle uscite tutto deve essere fatto in maniera regolare e trasparente, anche a garanzia del candidato sindaco e di tutti quanti noi.
e per ora il conto è vuoto, confidiamo. Vabbè, insomma, meno male. E comunque diciamo, ecco, ovviamente la nostra tesoriera che oggi non c'è perché è andata in Puglia da casa sua e naturalmente pagherà se in cassa ci saranno i soldi, però poi per la rendicontazione economica ci saranno successive occasioni. Grazie. E una cosa, noi abbiamo quindi già l'IBAN, abbiamo già l'IBAN del conto corrente, quindi da adesso in poi i versamenti saranno fatti per chi lo desidera tramite bonifico, perché riteniamo che la trasparenza anche in queste operazioni sia la cosa migliore anche come stile e metodo di lavoro. Io chiedo che venga pubblicato così magari ce lo prendiamo e ognuno di noi può fare i versamenti, si può fare. Sì, il conto è aperto e quindi si possono, c'è l'IBAN, si può magari mettendo la causale, contributo, come cognome, campagna elettorale, altre idee di città, in maniera tale che... Come si chiama l'adozione liberale? Si chiama... Donazione liberale. Erogazione liberale. Questo lo manderemo certamente anche tramite mail. Stavo pensando, no? Anche il mail. Pubblichiamo sul sito web, lo facciamo girare. No, per chi volesse fare probabilmente delle donazioni, ma io volevo. Luciano, vuoi dire qua? Ecco, altrimenti non. Stavo pensando. Che per chi vuole fare delle donazioni, probabilmente non tramite IBAN, magari vuole raccogliere dei soldi in mezzo alla gente, vuole far fare diciamo qualcosa che non necessariamente necessita del computer, si potrebbe fare una pagina donazioni come fanno tutti quanti i partiti, come fanno tutti quanti le associazioni, dove comodamente si possono prendere anche delle micro donazioni tramite carta di credito. Diciamo, io sono esperto di queste cose, per cui per me è semplice farlo, ma una pagina donazioni, uno va in quella pagina e può fare, o sceglie, legge, copia l'IBAN e va nel suo home banking o va in banca, oppure comodamente può aggiungere con la carta di credito, con PayPal o carta di credito, diciamo, in maniera molto facile, anche una piccola donazione, forse 10-20 euro, senza magari dover fare per forza un bonifico, perché probabilmente c'ha un altro senso, no? Quindi anche questa cosa è importante, anche perché poi nessuno deve poter raccogliere, adesso questo è un fatto anche diciamo etico, nessuno deve poter raccogliere i soldi per noi, chi c'ha l'IBAN è l'IBAN nostro, quindi vanno a finire il conto corrente. Chi vuole fare in mezzo alla strada, tra virgolette, una donazione, potrebbe, secondo me, e magari questi molti possono essere anche giovani, un ventenne, un trentenne, che vuole fare una mini donazione, si sente più sicuro in un ambiente che conosce. E chiudo qui l'intervento, perché è veramente molto semplice. Sì, nel nostro sito web c'è la pagina donazioni e da lì c'è l'IBAN o PayPal. Questo lo mettiamo a verbale, quindi no, perché tra le attività sono le attività. Attivo una piccola commissione, quindi questo. Certo, però è un atto dovuto. E su questo argomento? Puoi rimettere l'IBAN. Guarda, per gli interventi facciamoli davanti. Sì, dai. Aspetta. Molto brevemente, solo per dire che la scelta del comitato elettorale è una scelta tecnicamente pratica, cioè noi abbiamo dei tempi ristrettissimi, la volontà politica del coordinamento dei portavoce è ovviamente di andare avanti dopo le elezioni e quindi poi di iniziare a costituire un'associazione, però per fare un'associazione, come si dice, con grazia servono dei tempi, perché vanno discussi il regolamento, lo statuto, quindi per evitare che questa discussione venisse compressa nei tempi della campagna elettorale, abbiamo ritenuto che per ora ci accontentiamo del comitato elettorale che ci serve per legge e per ragioni fiscali, poi ovviamente altre idee di città dopo le elezioni inizierà un percorso, per così dire, costituente, in modo tale da diventare davvero un soggetto politico e civico, e quindi tramite un'associazione. Questo ci tenevo a dirlo, perché sennò sembrava che avessimo liquidato la discussione. In realtà ci eravamo detti di continuare al di là del risultato, e questo faremo nei tempi e nelle modalità giuste.
adesso per alzata di mano si potrebbe verificare chi intende far parte del comitato, cioè che si vuole aggiungere ai nomi che ne fanno già parte, che sono 3 o 4, cioè Loredana, esatto. Vi leggo. Questi sono i promotori. I promotori, allora sono, aspetta che qui c'è la firma che non capisco. Luca Pacello, Loredana Galano, Vinicio Cerqueti, Paradiso Barbara, Loredana Galano l'ho detto, Luca l'ho detto, e Corbi. Manuela Corbi. Emanuela Corbi. Chi tra l'assemblea è intenzionato ad aggiungersi ai nomi del comitato elettorale tra i promotori? C'è qualcuno? Volevo chiedere qual è il compito di chi fa parte del comitato elettorale. Allora, il comitato elettorale è una struttura molto, diciamo, dal punto di vista temporale molto breve, perché l'intento è quello poi di chiudere il comitato elettorale con l'aspetto economico-finanziario di chiusura della campagna elettorale, per poter poi trasformare questo percorso con un percorso in associazione. Quindi è una cosa veramente breve che risponde a tutte le esigenze, diciamo, pratiche, amministrative e contabili della campagna elettorale. E tecnicamente si tratterà di incontrarsi e in qualche modo di supervisionare anche la parte, diciamo così, economica e applicata, insomma, di tutte le regole anche presso l'ufficio elettorale, la gestione del simbolo, quindi sono cose molto pratiche. Quindi Loretta ha detto che intende far parte del comitato, poi chi altro per alzata di mano? Alessio moglie? Perché c'è un aspetto specifico, riguarda proprio quello che dicevi tu, cioè la parte, la parte poi del proprio della raccolta delle firme. No, no, confondiamo. Ah, non c'entra? No, non c'entra sul comitato. Allora, credo che sia previsto dopo, no? Che ne parliamo? Ovvero. Cioè il comitato in quanto tale non è che ha questo compito, perché io ve li ho letti i compiti. Per la raccolta delle firme, per quello che ne so io, servono dei delegati che noi dobbiamo individuare, un delegato più un supplente, no? E magari anche supportati da un piccolo gruppo di persone che aiutano, soprattutto in cui siano incluse persone esperte, ovvero che lo hanno fatto già altre volte, in quale i delegati avranno il compito di presentare la lista, curare tutta la fase della raccolta delle firme, che è questione delicata ovviamente, no, da curare. E quindi, ma è, diciamo, non c'entra col comitato, quindi possono far parte del comitato, ma anche no, non so, decidiamolo insieme. Comunque, se Loretta vuole far parte del comitato, le cose non sono, dipendenti, quindi se lei ha piacere a farne parte, assolutamente sì. Allora, a noi piacerebbe molto che in qualche modo questa attività, che è un'attività anche di responsabilità nei confronti di tutta l'assemblea, fosse partecipata, quindi se ci fosse anche magari alla fine della giornata qualcuno che pensandoci intende coinvolgersi, noi siamo contenti. Ripeto, l'abbiamo fatto anticipando questa scelta di costituire il comitato prima dell'assemblea, per motivi che poi adesso li andremo a spiegare, semplicemente tecnici. Antonio, no, vabbè, qualche volta qualche dubbio. Sei già in pensione, bravo. Va bene, comunque pensiamoci, e chi è interessato poi contatta Lidia. Va bene, io preparerò un piccolo modulo per l'iscrizione e ampliamo la cosa. Allora, adesso siamo nel momento della presentazione della campagna elettorale. La campagna elettorale è stata in qualche modo così
analizzata, pensata, ma non è stata decisa, perché questo è il luogo in cui vogliamo in qualche modo licenziarla, deliberarla insieme. Ci sono dei punti che potrebbero avere necessità di un apporto collettivo, quindi noi con lo stesso percorso con cui l'abbiamo affrontato in coordinamento la presentiamo. Allora, uno dei principali punti che vogliamo presentare all'Assemblea riguarda la sede. Quindi invito Riccardo a presentare questo aspetto, perché in coordinamento e tra i portavoci abbiamo ritenuto che fosse importante avere in città un luogo fisico dove potersi incontrare, dove poter incontrare la città, al di là delle iniziative territoriali che andremo a fare, e quindi abbiamo pensato che potesse essere una possibilità importante appunto anche per promuoversi, e abbiamo analizzato diverse possibilità. Le possibilità che sono venute fuori erano possibilità in parte centrali, in parte decentrate, e fondamentalmente le proposte erano o il centro della città con diverse possibilità o la zona del piano. Alcune concesse a titolo gratuito, alcune a titolo diciamo così oneroso ma limitato, e quindi abbiamo fatto una scelta duplice. E adesso Riccardo, che è stato poi l'artefice del contatto con la sede che abbiamo individuato, ci parla insomma di cosa, come sono andate le cose. Sì, perché no, una roba la cosa è, direi, non è importante, importantissima. Quindi stamattina dobbiamo decidere se procedere a fermare una possibile sede che è stata individuata in Corso Mazzini 54, che è a fianco al Tabacchi, per chi conosce la zona, di fronte all'ex Gulliver, adesso la Libreria dei Mondadori, quindi in pieno centro dove passano tantissime persone. Questa è una sede su due piani, su due livelli, con due spazi, uno al piano terreno più piccolo, circa 30 metri quadri, e di sopra con 60 metri quadri. Ci sono tre vetrate in alto dove si possono mettere tre manifesti i nostri, ho già chiesto la possibilità alla proprietà di farlo, e c'è questa grande vetrata perché era naturalmente un'esposizione, c'è stata, chi se lo ricordo, è stata un'esposizione di quadri per molto tempo. Adesso è sfitta, e la richiesta che era molto alta all'inizio, il periodo certo è da domani, ci darebbero le chiavi se firmiamo questo contratto, poi vi dico i dettagli, e arriva fino al 15 di giugno, pensando appunto che ci serve, compreso il ballottaggio, che noi naturalmente speriamo di partecipare, no? Cioè, come immagino tutti voi. Quindi detto questo, sul mercato questo locale sta a 1800 euro al mese, quindi una cifra assolutamente improponibile. Ecco. Allora io ho buttato là di esattamente ridurre del 50% più ancora gratis 15 giorni, e quindi l'accordo tirato per i capelli fino a ieri sera sarebbe quello di 1800 euro per l'intero periodo dei due mesi e mezzo. Quindi la decisione che dobbiamo assumere è se procedere, perché in quel caso il presidente del comitato, che era alle mie spalle, mi scuso, in quel caso dovrebbe andare a firmare appunto domani, e naturalmente fare previo bonifico, che si dovrebbe fare, Katia confermami, verso le 2 di domani, se accettiamo questo tipo di soluzione. I pregi della soluzione sono evidenti: abbiamo un luogo di grande visibilità, di grande passaggio, dove possiamo fare le nostre riunioni, c'è addirittura un magazzino nell'interrato dove possiamo mettere un sacco di cose, manifesti, volantini e quant'altro, e quindi c'è soltanto la sede è già perfettamente imbiancata, cioè non è che si presenta anche molto bene. L'unica cosa che immaginate era un negozio, c'è un sacco di controsoffitti con i soliti buchi dove stavano i faretti che li sono portati via, quindi bisogna mettere un paio di lampade, diciamo così, di plafoniere, posso procurarmene senza problemi, ce l'ho già, e quindi ecco, con un minimo di sistemazione
mettendo tanti manifesti attaccati al muro, perché ci sono un po' di buchi su questi cartongessi. Pensate, la cosa incredibile, per dirvi, no, a volte le cose, chi pensava di affittare per 4 anni questa cosa è andato lì, ha fatto dei saggi con il martello, ha fatto dei buchi sul cartongesso, cose inaudite. Comunque, detto questo, questi buchi li chiuderemo con i nostri manifesti, quindi non c'è bisogno di intervenire sul cartongesso. Dal punto di vista, diciamo così, della parte burocratica della cosa, in parte ve l'ho detto, cioè oggi dobbiamo decidere, perché altrimenti la proprietà ovviamente c'ha altri contatti per affittare questo locale a tempi lunghi, quindi diciamo che non abbiamo non abbiamo tempo per pensarci su, ecco, questo è il fatto. Quindi oggi approviamo questa cosa tutti insieme, andiamo avanti e diamo delega a Lidia di procedere con la firma del contratto, che, ripeto, un contratto a tempo determinato, evidentemente di 2 mesi e mezzo fino al 15 giugno. Le chiavi ce le danno subito e quindi possiamo poi intervenire per quel minimo d'allestimento che vi dicevo. Dunque, detto questo, poi ci saranno da fare 2 contratti per l'erogazione della luce e dell'acqua, sostanzialmente c'è un bagno naturalmente, e quindi dobbiamo fare queste due cose, la somma di queste due cose per aprirli, diciamo così, questi contratti di fornitura è circa 150 euro compresa IVA. Telefono ovviamente no, cioè, facciamo con i nostri telefoni cellulari. Ecco, questo mi sembra, se ci sono domande io sono qui per, insomma, dimenticavo, sono tramite un rapporto amicale, insomma professionale amicale, mi darebbero per 100 euro un altro locale ad angolo Corso Amendola via Giannelli, dove c'è il semaforo, per capirci, il primo edificio girando dopo il semaforo su Corso Amendola. È un locale di 30 metri quadri, sono 100 euro, ma questo qui, diciamo, me lo accollo io come costo, quindi non avrebbe nessun costo per la lista. Penso di accettare questa offerta, se non altro per mettere dei manifesti sulla vetrina, insomma, serve per fare un po' di pubblicità in più, quindi questo qua è un di più rispetto alla sede, chiaramente. Allora, io prima di procedere all'approvazione di questo punto, però credo sia corretto esporre complessivamente quello che è il bilancio previsto, quindi tenete a mente questa presentazione e adesso andiamo a dettagliare tutti gli altri aspetti e poi andiamo ad approvare quello che potrebbe essere un bilancio di preventivo della campagna, quindi in quella sede ci esprimiamo, altrimenti esprimersi così singolarmente riesce difficile, occorre avere un quadro d'insieme. Quindi proseguiamo con la presentazione della campagna elettorale e la proposta. Ah, scusami. Per quanto riguarda la sede e le sedi, no? L'intestazione del contratto è al comitato elettorale. Sì, sì, no, è stato detto centro e piano, erano state valutate. Io non so se lo dirai, se non lo dici. Io penso che non sarebbe sbagliato anche provare, lui ti faceva riferimento a questa piccola sede, no? Sì, forse. Anche un'ipotesi magari minimale al piano o anche in qualche quartiere periferico molto grande, perché noi insistiamo giustamente sempre verso il centro, è ovvio, ma non dovremmo sottovalutare la necessità di un radicamento e comunque, quindi io non so se è stata valutata, se c'è qualche proposta. E quindi alla fine del bilancio economico finanziario delle sedie, non solo, io diciamo manterrei aperta una possibilità da questo punto di vista. Allora vi spiego come è andata il restringimento, quindi come abbiamo filtrato le varie possibilità. Allora, se ne sono emerse diverse, cioè prima di valutare che questa era la scelta che il coordinamento ritiene essere quella, diciamo così, migliore nonostante l'alto costo, in centro c'erano soluzioni con prezzi decisamente diversi, ma che non avevano l'attraversamento pedonale, o meglio erano in zone centrali, perché parliamo insomma di Corso Stamira,
però dove il traffico delle auto sovrasta quello pedonale, quindi era più che altro, diciamo così, una visualizzazione, una visibilità, però senza la possibilità dell'approccio, diciamo, pedonale delle persone. Questa possibilità avrebbe potuto consentirci di avere probabilmente una sede anche in un altro luogo, perché le sedi al piano sono intorno a un costo che, di 500 euro al mese, 400 euro al mese, quindi comunque non siamo in grado di sostenere, secondo quello che è la presentazione del bilancio complessivo, due sedi, uno in un primo centro e uno in un altro centro. Quindi sono emerse disponibilità anche di sedi aggiuntive nei quartieri, per esempio, sempre tramite Riccardo, che è una fonte inesauribile, abbiamo avuto una proposta che però effettivamente non abbiamo poi monitorato fino in fondo, di avere un locale agli Archi con una disponibilità minima, anche se, diciamo così, vuoto. Ecco, tutte queste, diciamo così, disponibilità hanno due ordini di problemi. Una è che si sommano chiaramente gli impegni economici finanziari, ma richiedono presenza, perché dei luoghi utilizzati sono come vetrina, se fa prima a fare le affissioni. Se un luogo esiste, deve essere presidiato, quindi è molto importante anche avere questo tipo di feedback. All'interno del coordinamento si è valutato che non ci fossero le presenze necessarie per poter mantenere l'apertura qualificata in un tempo che in qualche modo giustificasse l'apertura di altre sedi. Se però dall'assemblea dovessero venire fuori delle disponibilità, cioè la possibilità di aggiungere dei luoghi fisici, ma soprattutto la disponibilità ad essere presenti nelle ore del pomeriggio, nelle ore dei giorni magari festivi, quando la gente magari si muove libera e ha piacere di parlare, ovviamente noi siamo molto contenti e accoglieremo senz'altro. Il coordinamento, per quello che era, diciamo, la mappatura delle risorse che aveva a disposizione, ha ritenuto di dover concentrare e focalizzare l'attenzione su quello. Il piano, abbiamo trovato un paio di locali grazie alla perlustrazione che ha fatto Luciano Mariani, però ecco, erano locali che o richiedevano un tempo di affitto più lungo del brevissimo che ci veniva messo a disposizione, oppure avevano dei costi talmente alti che dovevano in qualche modo costringerci a ripensare la scelta di quella sede che invece noi riteniamo essere quella più diciamo così utile per una visibilità piena, un contatto pieno, perché 60 metri quadri sopra ci consente anche di fare delle mini riunioni, quindi di avere un luogo, insomma, dove effettivamente fare dei gruppi di lavoro, lavorare insieme. Quindi questo non so se ti ho risposto completamente, ma è stata una valutazione complessiva. Sì. Dopo però, ecco, vedendo anche il bilancio, forse possiamo aiutarci a vicenda. Sì. Sempre a proposito di questo, no? Dicevi, non si è trovato un posto che fosse disponibile per un periodo molto limitato di tempo. Perché al piano. Mentre al piano, sto parlando proprio del piano, perché ovviamente tutti abbiamo presente che è importantissimo avere una presenza fuori dal centro, no? Anche per le cose che ci diremo a proposito della campagna elettorale dopo. Quindi non c'è nessun posto che ci danno per un solo mese. Per due mesi. No, noi potremmo pensare questo. Per far gravare meno questa cosa sulle nostre finanze e per avere maggiori margini di certezza che questo posto sia animato, ci siano le persone, la cosa migliore sarebbe averlo per l'ultimo mese di campagna elettorale, cioè dalla fine d'aprile alla fine di maggio. Magari evitare di tenerlo per il ballottaggio, come giustamente diceva Riccardo, e per il primo mese, no? In modo da spendere, che ne so, per un solo mese 400 euro. È chiaro che bisogna trovarlo uno che te lo dà per un mese solo, e non è facile, però potremmo darci questo tipo di obiettivo. Allora, aggiungo un'altra informazione. Allora, sì, grazie per questa, no, questo andare oltre le difficoltà. Avevo omesso, perché assolutamente incerto nella tempistica, che il coordinamento ha valutato anche l'ipotesi di utilizzare degli spazi che sono di proprietà comunale.
e parlo della edicola di Piazza Roma. L'edicola di Piazza Roma è sfitta, però così come quel piccolo locale che è in Piazza Pertini, che fu la prima sede del Movimento 5 Stelle nella campagna del 2013, sono di proprietà comunale entrambi. Tuttavia non l'ho annunciato perché i tempi per produrre un percorso che mettesse a bando queste disponibilità e arrivare ad essere utili per la campagna elettorale non sono definibili ad oggi, per cui potrebbe essere, diciamo, anche queste delle soluzioni residue. Quindi non è che abbiamo cercato una soluzione costosa volutamente in centro perché volevamo fare i scicchettosi, abbiamo valutato tante possibilità, ma ad oggi non sono percorribili. Questo non è che sostituisce quello che diceva Stefano, ma aumenta le informazioni che avevo messo precedentemente. Sì. Dunque, sono fra coloro che nel comitato, diciamo, non hanno condiviso questa scelta e quindi voglio dirlo qui, visto che ne parliamo oggi, per due ragioni. Uno è il costo, che non è, diciamo, trascurabile nel bilancio complessivo, come vedremo, per cui ho detto ok, forse potremmo utilizzare questi soldi per altre attività. E la seconda è di natura politica. Diciamo che a mio parere noi abbiamo 2 mesi di campagna elettorale, abbiamo dato priorità nel nostro, diciamo, lavoro, al lavoro soprattutto nei quartieri. I prossimi impegni, come vedremo dopo, sono appunto di riunioni nei quartieri, presenza nei quartieri, presenza nei mercati, insomma, dove troviamo. Quindi diciamo che se dal punto di vista dei costi-benefici, no, avrei fatto una scelta, diciamo, diversa. Perché poi in questa sede o in queste sedi noi abbiamo anche deciso di aprire un gazebo permanente sempre in centro, no? Dal punto di vista delle priorità che ci siamo dati, i quartieri, le periferie, diciamo, ecco, che non la trovo una scelta molto non la trovo una scelta coerente. Avrei preso una sede meno costosa, diciamo, anche se magari meno bella, meno, no? Perché comunque abbiamo bisogno di un punto di riferimento per fare delle riunioni, per fare degli incontri, per tenere i materiali, eccetera, e poi magari vedere di o gazebo o delle più diffuse, diciamo, nella città. L'altro problema è che dentro le sedi, se le vogliamo tenere aperte, ci vogliono le persone. Ora c'è anche quindi un'economia delle risorse umane, di utilizzo delle risorse umane, perché ovviamente se ci diamo un piano di lavoro, Loretta mi pare ha presentato un piano di lavoro che riguarda i banchetti, molto molto impegnativo, però i banchetti stanno in strada e in piazza, non è che stanno dentro le sedi. Quindi, insomma, io non è che sono pregiudizialmente contraria, ovviamente mi atterrò a quello che decidiamo tutti quanti assieme, però volevo anche che fosse, diciamo, tenuto presente un altro punto di vista che comunque nel comitato si è espresso. Paolo. Però se possiamo senza bilancio è una discussione un po'... Io ho detto che avrebbe un bilancio, però se ci sono gli interventi non li posso fare. No, però decidiamo se su questo tema lo affrontiamo subito. Io ho detto di darmi il tempo di aspettare il bilancio. Ho fatto una domanda. Ma solo una precisazione, una proposta. Dato che le periferie sono tante,
e sceglierne una non significa essere presente in tutte. Perché non facciamo una sede nel centro e il gazebo lo facciamo girare programmando la presenza in tutte le periferie, efficace e funzionale? Punto. Bravo, senza aver male. Allora, adesso se mi date modo, io volevo prima presentare le iniziative della campagna elettorale, poi presentare il bilancio e poi ritorniamo magari sull'aspetto. Okay. Allora, per quanto riguarda la proposta della campagna elettorale, noi abbiamo fatto, così come era stato richiesto, un cronoprogramma, quindi abbiamo fatto un elenco delle iniziative. Allora, come vedete, alcune sono già state fatte perché noi le abbiamo fatte appunto il 13 di marzo. Adesso siamo qui, siamo all'assemblea, che ecco, siamo qui veramente, 25. Ora, diciamo che gli elementi più importanti riguardano sicuramente abbiamo previsto l'inaugurazione della sede, quindi noi dopo il 1° di aprile, qualunque decisione andremo a prendere, abbiamo deciso che il 4 di aprile inaugureremo. Perché il 4? Perché prima è Pasqua. Dopodiché ogni sabato e domenica, mattina e pomeriggio, con tutte le disponibilità che verranno da questa assemblea e di cui terrà diciamo così, l'elenco Loretta insieme ad Alessio, e noi vorremmo anche essere presenti il venerdì e il martedì per coloro che magari potranno aiutarci al mercato del piano. Però l'attività di volantinaggio è utilissima, perché quello di cui ci siamo resi conto in questi giorni è che le persone non sono assolutamente refrattarie, cioè si fermano, ascoltano, vogliono sapere, quindi c'è assolutamente margine per informare su quello che stiamo facendo. Dal 9 al 22 invece abbiamo collocato il periodo di ascolto ed iniziative presso i quartieri, quindi anche qui abbiamo intenzione di trovare all'interno di questa assemblea delle persone che ci aiutino ad organizzare e attivarci nei singoli quartieri, chiaramente quelli di provenienza, quelli presso cui testimoniamo il nostro impegno tutti i giorni. E questa attività dal 9 al 22 dovrà essere particolarmente intensa, perché è l'occasione per presentare chi siamo, ma soprattutto per ascoltare quelle che sono le esigenze specifiche che vengono dai singoli centri, diciamo, che non sono poi il centro effettivo della città, che noi abbiamo chiamato ancora multicentrica, quindi ogni periferia in realtà ha una sua centralità. Il 14 c'è un'iniziativa parallela, che è un'iniziativa di approfondimento sul tema della partecipazione. E poi questa fase si conclude il 28, sabato 28 di aprile, con una cena che sarà un'iniziativa molto simile a quella di oggi, quindi un'iniziativa di autofinanziamento, ma per stare tutti insieme, che faremo al Germontari proprio sul tema, ma insomma, del... Certo, dice 21. 21, sì. Sì, 28. No, sopra. Non la vedo, scusate. Ecco, lì. Ok, 28. Benissimo, scusate, ma nel frattempo ci sono state delle modifiche. Allora, una cosa interessante che è emersa nel coordinamento che vorremmo fare è una domenica dedicata a una camminata tutti insieme, che abbiamo definito, insomma, no, siccome c'è la festa della terra, che in realtà era ieri, però insomma una festa dedicata, insomma, appunto ai temi ambientali, quindi essere tutti insieme per fare questa attività di cammino sulla città. Poi ci saranno sicuramente delle attività molto importanti che dovremo in qualche modo pensare, organizzare il 25 aprile, il 1° maggio, perché sono delle giornate insomma importanti. E poi una presenza fitta all'interno della fiera di San Ciriaco, con dei banchetti, con delle attività per contattare le persone, per informare, eccetera. Oh, c'è un'altra iniziativa importante che riguarda le città in comune. Quindi vorremmo collocare all'interno del nostro percorso una giornata di testimonianza e di vicinanza con altri percorsi simili ai nostri, che sono insomma attivi in tutta Italia. Quindi dovrebbe essere il 7 di maggio. No, qui lo vogliamo fare. Francesco, qual era la data che avevamo pensato? Il 5 di maggio.
Esatto, adesso qui non l'avevo inserito. Oh, dopo c'è scritto il 12, eccolo, sì, l'avevo inserita, benissimo. Poi nel periodo di maggio, a partire da aprile, ma poi per tutto maggio, i candidati alla lista chiaramente sono liberi, invitati a promuovere iniziative, chiaramente nei quartieri, a tema. Quindi noi tutto questo periodo di maggio l'abbiamo pensato proprio per questo fiorire continuo di attività che dovranno necessariamente essere complementari e non sovrapporsi. Per questo abbiamo pensato a una figura che dovesse, così come nei peri, volantinaggi e operazioni elettorali, c'è una figura che coordina tutte queste azioni, che è Loretta. Nel caso delle azioni, delle iniziative relative ai candidati e a tutte quelle che sono le manifestazioni che verranno, ci sarà una persona che farà da filo conduttore per evitare che magari nella stessa giornata in tre punti della città si sovrappongano le cose, ma dare un pochino di ordine. Quella figura sarò io, se l'Assemblea vorrà accettare questa proposta. Abbiamo pensato infine di chiudere la campagna elettorale il 25 con un pomeriggio sera, con un'iniziativa di aperitivo e concerto insieme per fare festa, perché penso che ce lo siamo meritati tutti. Quindi questa qui è la calendarizzazione della campagna elettorale. Ah, c'è anche una pedalata collettiva che è stata così proposta, e questa cosa qui sarebbe molto, insomma, importante, interessante che fossimo tutti, non per una coreografia, diciamo, estetica, ma perché è un po' il segnale, no, di una lista attenta alla socialità e anche all'ambiente, alla mobilità. Qui ci sono anche, diciamo così, diciamo in qualche modo chi si deve attivare per sviluppare questi tipi di attività, perché credo che prima ancora di andare a vedere il bilancio è molto importante che si comprenda che non certo 10 o 6 o 3 o 1 persona può portare avanti un percorso che deve essere un percorso cittadino. Cioè le persone che sono presenti all'interno dell'assemblea, ciascuna per le proprie competenze, ciascuna per le proprie disponibilità, ma ci deve essere un'azione di proattività a sostegno. E in questa gara a dare il proprio tempo vanno bene anche 5 minuti, perché anche avere 5 minuti per mandare una mail è un grande supporto a chi magari di mail ne deve mandare 1000. Quindi dovremo tutti quanti sentirci più protagonisti e meno partecipanti a una cosa che organizzano altri. Questo lo dico perché il calendario è fitto, ma dipende da quanto sapremo attivarci, perché potrebbe anche diventare molto povero, perché chiaramente in 3 o in 10 non si fanno tutte queste cose, dovremmo essere tutti quanti. Bene, adesso parallelamente, prima degli interventi, vorrei farvi vedere il bilancio di queste iniziative e poi apriamo la discussione.